strano. Una domenica diversa, la tua, passata a metà tra la tribuna e la curva. C'è stata anche una riunione la settimana scorsa qua in società. Tu l'ultima volta avevi detto: io se puntano a vincere continuo. Dopo questa domenica e quella riunione, cosa scegliano? Il prossimo, la curva o il campo? No, sicuramente per quel che riguarda insomma, il mio saluto in curva è stata una bella esperienza. Sono andato un po' lì nel cuore del tifo dove si canta, dove si soffre e dove si sostiene la squadra. Domenica in prima persona ho vissuto queste emozioni, soprattutto quando siamo andati sotto, ho visto con quale passione, con quale amore per la propria squadra i tifosi ci hanno spinto per riprendere la partita, quindi è stata sicuramente una bella esperienza. Ecco. Anzi, cioè, ne approfitto anche perché domenica poi non c'è stata la possibilità, che non l'ho visti, di ringraziare i ragazzi dei Daner, lo faccio adesso un po' di ritardo perché mi hanno dedicato una bandiera bellissima a inizio anno, no? E pubblicamente non c'era stato ancora modo di farlo, quindi per questo li ringrazio. Per quel che riguarda l'altra domanda, io credo che abbiano già risposto per me, come è giusto che sia la società, ero sicuro, ecco, di questo, non poteva essere altrimenti, ecco, nessuno si immagina un Parma a vivacchiare in Lega Pro, quindi sicuramente l'obiettivo sarà quello di vincere, di provare a vincere, perché poi riuscirci sicuramente non sarà facile, perché un altro anno ci saranno diciamo delle difficoltà maggiori, però insomma, l'importante è che ci sia la voglia di farlo. Poi, quelli sono discorsi comunque che vanno affrontati in un secondo momento, c'è ancora da vincere un campionato e quindi concentriamoci sul presente e poi insomma, i passaggi futuri verranno fatti al momento debito. So che è una domanda un po' particolare, ma siccome poi se no non posso ritagliare l'audio con quelle parole, di la frase fatidica, così almeno poi Quale? che continui. No, no, l'idea è quella di continuare. Perché l'ho già detto 700 volte, cioè mi sento bene, quindi l'idea è di fare ancora un altro anno. Vinciamo questo campionato, perché se non vinco il campionato quest'anno mi conviene scappare da Parma, no? Non mi devo far più vedere, quindi intanto vinciamo questo campionato. Ripeto, l'obiettivo è di continuare a fine campionato, a bocce ferme, mi incontrerò con la direzione tecnica, con Scala, Minotti loro e faremo il punto della situazione. Tutto qua. Ecco, tornando alla partita di domenica, vedere il rigore, insomma, intanto il gol subito, ma poi anche il rigore di Corapi dalla curva, come l'hai vissuto? È stato un momento sofferto perché mi sarebbe dispiaciuto tantissimo perdere la partita di domenica, innanzitutto perché non lo meritavamo e poi perché questo discorso di finire imbattuti ci teniamo molto, quindi insomma faceva caldo, domenica eravamo andati sotto e quindi era difficile recuperare quel rigore lì, insomma si sentiva, è stato bravissimo Ciccio a rimanere freddo e a metterla dentro e insomma è stato un po' c'è stato da parte mia un urlo liberatorio, ecco. Poi non ci siamo fermati, abbiamo provato ancora a vincerla, insomma qualche occasione l'abbiamo avuta però non ci siamo riusciti, però la prestazione è stata ottima. Ultima da parte mia, oltre all'imbattibilità e ovviamente alla promozione in Lega Pro, in spogliatoio si pensa anche a quella che poi può essere dopo lo scudetto, anche proprio per l'idea di indossare la toppa dello scudetto, la toppa con il tricolore l'anno prossimo sulla maglia crociata. Ah sì, sicuramente deve essere il secondo obiettivo stagionale, il primo vincere il campionato che è la cosa più importante, poi una volta che andremo di diritto a giocarci dopo scudetto perché non provare a vincere è pur sempre una bella soddisfazione e anche la possibilità di giocare con lo scudetto sulle maglie, anche se può avere un peso relativo, no? Però insomma, visto che di noi nessuno ha vinto lo scudetto, quello vero ci accontentiamo di giocare con quello Della dei Serie D. campioni italiani di Serie D. Quindi ti sei, oltre che a fare il tifoso, ti sei messo a fare anche il commentatore quest'anno. Sì. Stai facendo tante esperienze diverse. Come ti trovi, soprattutto quando devi andare a sfrucugliare gente che magari ha appena perso e quindi è lì demoralizzata? Ti trovi dall'altra parte della barricata, Sì, insomma. no, no, onestamente ci ha fatto una domanda giusta perché è difficile, è difficilissimo fare le domande agli allenatori perché la maggior parte sono arrabbiatissimi e quindi l'allenatore, tra virgolette, è anche un po' presuntuoso. Se gli fai un appunto su quello che doveva fare o quello, il cambio che doveva fare il giocatore, si risentono subito, quindi io cerco di
di essere abbastanza tranquillo, anche perché giustamente Basta mi potrebbero dire: ma te esternare. dove hai allenato che mi fai le domande, no? Quindi per quello cerco di essere abbastanza diplomatico, insomma, e ragionare su quello che ho visto io in base a quelle che sono le mie esperienze. Ma ti piace? Pensi di avere un futuro, di continuare, No. se ti sarà consentito? Ma no, onestamente è stata questa una parentesi di quest'anno, mi è stata proposta ed è piacevole anche perché non mi ha tolto niente da quello che è la mia professione Certo. principale, che mi auguro sia anche l'anno prossimo, che è quella di calciatore. Quindi una domenica sera o lunedì ogni tanto l'ho fatto molto volentieri. Quindi non lo so, ecco, è da vedere cosa magari in futuro, più avanti, se ne potrebbe anche riparlare. Però insomma, sono tutte esperienze che, insomma, che servono un po' a arricchire un po' il bagaglio mio culturale e sportivo. Speriamo di farne altre. Ti sei adattato a passare dalla A alla D, c'è un triplo salto indietro. E ovviamente in questo periodo c'è il dibattito su che tipo di squadra dovrà fare il Parma e su che tipo di giocatore dovrà puntare per andare su. E ovviamente si fanno anche i nomi di giocatori di categorie superiori. Tu sei un esempio che ci si può adattare, ma non siete tutti uguali. C'è il rischio che magari andando a prendere qualcuno che viene troppo dall'alto, manchino le motivazioni, manchi, o comunque conviene averlo qualche elemento. Ma senti, per quello che è la mia esperienza, io dico, cioè non per tirare l'acqua al mio No, mulino, però il certo. mio è un caso a parte, perché io ho un percorso qua a Parma di 7 anni, quindi il sentimento e l'amore e la passione che metto io quando gioco va oltre la categoria. Non Vorremmo fare so, giocare Sandromelli, quindi. sì, infatti, se metti Sandro Melli, se non è allenato, lo metti in campo domenica sicuramente dall'anima, ecco, quindi. Questo mi va a vedere se un altro giocatore può darlo. Sicuramente io credo che per ogni categoria ha le sue caratteristiche, quindi ci vogliono i giocatori giusti per la categoria. È normale che se mi prendi un attaccante che mi fa 20 gol in Serie A, te li fa anche Lega Pro. Però io credo che innanzitutto bisogna dare merito a questo gruppo, che è un gruppo vincente, che sta vincendo un campionato difficile. Quindi la base importante c'è già. E su questa base è naturale che dovranno essere inseriti alcuni giocatori importanti che ci consentono di fare un campionato di vertice. Ecco. Certo. Quindi credo che l'amalgama giusta sia questa tra una base già Sì. importante e alcuni giocatori altrettanto importanti che, ripeto, che ci consentono di provare a vincere il campionato. Il successo della tua stagione, il fatto che tu ti sia conservato così bene, sai, che riesci a figurare come evergreen anche in Serie D, dipende solo da te? O, voglio fare l'avvocato del diavolo, anche a livello di attaccanti, in questa Serie D magari è stato inferiore a quello che potevi aspettarti, magari. Sicuramente a livello prettamente tecnico le difficoltà che potevo trovare l'anno scorso, quest'anno non le ho trovate. Sicuramente sotto l'aspetto della corsa, dell'agonismo, quello forse ce n'è di più in Serie D che in Serie A, perché se insomma c'è molta corsa, sei pressato Più ovunque, fame, anche sì. sì, più fame. Quindi sotto quell'aspetto il mio giudizio sul continuare a meno viene proprio da quell'aspetto, il fatto di vedere che essendo un campionato molto fisico, atletico, riesco a starci dentro bene. Quindi poi è normale, sono avvantaggiato che magari le letture che ho a livello di esperienza che ho accumulato in questi anni mi consentono magari di leggere prima le situazioni e di farmi sempre trovare nel posto giusto, al momento giusto. Domande? Sì, senti, l'ultimo ostacolo si può dire è l'Imolese. Che partita ti aspetti? Che squadra soprattutto ti aspetti? Un'ottima squadra che all'andata ci ha messo anche in difficoltà, che sta facendo un campionato insomma abbastanza di vertice, diciamo, a parte, va bene, i primissimi posti, quindi sarà una partita difficile, dove come tutte le squadre cercheranno di avere la soddisfazione di battere il Parma e noi dovremo trovare in queste motivazioni che hanno altre squadre la voglia e lo stimolo di cercare di rendergli la vita difficile, di andare lì a vincere la partita come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, sperando che arrivi anche, che ne so, il risultato positivo dall'altra parte, anche se credo sia difficile perché anche l'Alto Vicentino non molla ad una virgola, quindi in partita insidiosa, ma andiamo lì per giocarcela. Beh, si vince entrambi, poi festa domenica. Domenica Non prossima davanti a tanti dipende, tifosi. io me lo auguro perché festeggiare in casa sarebbe bellissimo, però non dipende da noi. Dipende anche da quello che farà l'Alto Vicentino, quindi noi dobbiamo cercare di raccogliere il massimo senza guardare loro. Se poi loro faranno qualche mezzo passo falso, allora potremo avere la soddisfazione di festeggiare in casa domenica prossima.
Se ti invita il Rangers alla festa promozione. No. Sì, no, ho fatto questo post perché ho rivisto onestamente un po' la nostra storia, quindi mi è piaciuto sottolinearlo, perché anche i Rangers è un club glorioso che è ripartito dalla quarta serie e con qualche difficoltà è riuscito a tornare su, quindi ho preso un po' come spunto, sperando che sia un po' anche la nostra storia futura. Senti, una curiosità, prima si parlava di mercato, Paolo diceva di giocatori esperti. Non è che qualche ex compagno tuo del Parma ti ha contattato per sondare un attimo il terreno tra i professionisti, magari può starci? No, ad oggi onestamente ad oggi no, quindi non lo so se ci sarà occasione di riavere qualcuno con noi. Cristiano. No, Cristiano la bilancia ormai parla per lui, non ce la fa. No, sicuramente quelli che non hanno fatto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, forse per me con la maglia del Parma non la metterebbero più, quindi su questo, insomma, su questo se potrò dire la mia la dirò. Okay. Grazie. Ciao.